Siamo in casa di Ernesto Guglielmi a San Maurizio, vicino a Reggio, per così, un incontro con un amico, possiamo dirlo, 91 anni, Sì, sì. 91 anni il prossimo mese di aprile, 91 anni di una vita vissuta con semplicità e con intensità, passando attraverso anche prove e difficoltà. Questo è il papà di padre Tiziano e di Don Luigi Guglielmi e anche di alcuni altri figli Sì. che sono ancora viventi, ma ricordiamo appunto padre Tiziano e Don Luigi perché ci hanno lasciati anche in età giovane, segnando quindi anche così la vita di Ernesto, di sua moglie Maria che ci ha lasciati meno di 2 mesi fa, anche lei quasi novantenne. Ecco, siamo venuti un po' a parlare con Ernesto, così un po' della sua vita, di come è una persona anziana, ma ancora in forma, è ancora con voglia di vivere, Sì, con buona salute, per quanto il Signore dà. posso. Quindi Tiziano è andato nei Padri Bianchi, ha cominciato lì la sua formazione, È Don stato in Luigi Francia a in studiare anche, Francia, sì. Don Luigi ha continuato in seminario a Reggio, Reggio. e poi però sono diventati preti insieme. Sì, tutti e due insieme. Nel 69, se ricordo 69, sì. bene, San Maurizio. Siamo qui a San Maurizio. Perché Baroni ci ho detto, guardi, tutti e due, non, ne ha fatto 13 con Tiziano. Sì. Ha detto, Tiziano lo prendiamo perché lo facciamo con Luigi. E ci ha detto, guardi, vi faccio tutti e due a San Maurizio. Allora io ci ho poi detto, Eccellenza, lei mi deve fare un piacere, ma cosa faccio? Se li fa tutti e due a San Maurizio, io faccio il pranzo. Ma no, sì, lei viene, no, 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 lei viene, cioè, non faccio il prete. E invece in Africa quando è che siete andati per la prima volta? In Africa siamo andati con Luigi, il primo anno che c'era Tiziano, ha Quindi sarà scritto una stato. lettera, papà, se vuoi venire dove mi trovo bene. Ci ho detto, ma io non so venire in Africa. Chiedi a Luigi che lui viene con te e lui lo sa. Voglio te e la mamma. Siamo andati, ci ha Bene. portato 15 giorni, benissimo. Che lui lavorava anche. Siamo arrivati là alla vigilia di Natale. Gli altri giorni siamo andati dove lui faceva la messa, assieme a Tiziano, a Luigi. Bene. No, ci siamo divertiti quei giorni Ecco, e questo quindi quando Tiziano era appunto parroco a lì. Ruamagana Sì, in era Ruanda, eh? parroco a Romagana, Ecco, aveva 3.000 persone. che venivano alla messa in Veniva quella grande chiesa di Romagana se avesse dove. visto la vigilia di Natale, meno mai visto una cosa compagna, tanta gente così che non sapeva dove metterli. La chiesa bella, grossa, e come è più grossa che la nostra, il di fuori, il di dentro c'è dei bastoni, delle sedie, dei Sì, pali. ah sì, siedono con poco, E accontentavano di poco, E poi invece purtroppo ci siete tornati pochi anni dopo e quando quando Tiziano è è morto. Allora, morto padre Tiziano è morto nell'80, quindi dell'80, 20 anni fa, era il 19 di maggio, sì, siamo arrivati là. Perché abbiamo fatto, è andato giù, Luigi ha fatto la domanda per prenderlo via subito, è andato in volata, ci hanno fatto tutti gli incartamenti, poi dopo ci hanno detto, guardi, Eccellenza, se vadi e lo domandi, ma non ce lo danno, lo terranno loro, si ricordi questo, cosa ci ho detto io è una verità. È andato, ci hanno detto, no, dispiace, è nostro, non è vostro, così. E però poi è rimasto là, È rimasto là, ha detto che aveva una confusione di gente mai vista al funerale, mai visto una cosa così. Padre Tiziano è ancora Sì, sepolto sì, nella tomba che è di sì. fronte alla chiesa
chiesa, appunto, di dove era parroco, a Ramagana, eh. E ancora adesso c'è ogni tanto gente che va a pregare su questa tomba, e a ricordare quindi questa presenza che è stata così molto, molto ricca, molto significativa. Continuo, anche qua da noi dappertutto ci vanno. Don Luigi era stato studente a Roma, 5 anni è stato a Roma, poi era tornato in diocesi, aveva lavorato un po' in città, a Santo Stefano, con l'Azione Cattolica, con la scuola. Santo Stefano è stato parecchi anni come viceparroco, poi con l'Azione Cattolica, poi la scuola di musica, poi anche lui si occupava un po' del Ruanda, andava quasi tutti gli anni. Molto si era occupato, c'è stato dei mesi là in Ruanda. E poi gli ultimi, dal 93 in poi, era stato nominato direttore della Caritas. E allora sì che veramente si era messo a lavorare, no, lavorava anche prima, ma la Caritas l'ha fatto lavorare parecchio. Era diventato parroco di Castellazzo di Rondella, quindi aveva anche le due parrocchie. E poi appunto sulla Caritas si era proprio buttato a testa bassa, lavorando tantissimo. Veniva a trovarvi ogni tanto, però sempre. Passava da casa. E poi nel 96 improvvisamente, poi c'è stata la cosa dell'Albania. Come avevate saputo della cosa dell'Albania, di quando gli hanno sparato? Ma l'avevano detto, e poi dopo non sembrava, poi dopo era vero, poi è andato giù Maurizio, quel prete lì. Don Romano. Sono arrivati là prima che lo operassero. Questo era successo, lo ricordiamo, ai primi di aprile del 93, più o meno. E allora anche lui si era fatto un po' animo, vedi? Il fratello, il parroco, sono stati là fino a quando non è guarito. Infatti, l'avevano messo bene, appena. Don Luigi. Sono venuti a Reggio con loro. Era stato ferito, lo ricordiamo, in Albania, vicino a Scutari. Poi di lì era stato portato a Scutari, e poi a Tirana, e poi in elicottero era stato trasferito a Bari, dove appunto l'avevano operato d'urgenza. Un giorno e la notte ci ha messo per venire a Bari, di là. E quella volta Don Luigi veramente per miracolo, possiamo dire, si è salvato, gli è rimasta la pallottola nel collo e l'ha portata fino alla fine praticamente. Sì, ci hanno detto che non è valida a toglierla, è stato in seminario qui a Reggio, poi è andato il suo morale. Ce l'ha ricavata. Ecco. E dopo, improvvisamente, dopo 2 anni, dopo 3 anni, era il 10 maggio del 93, del 96, e l'abbiamo trovato morto nel suo letto. Sì, nel suo letto fermo. E ha fatto qua sua mamma, alle 7 Rico, mi fa male lo stomaco, ma no, non ci ha detto, ma scherzi, ai 90 anni, adesso, dopo noi ci è ritornata dietro e sferita. Quindi anche la Maria è così in poco tempo è andata a raggiungere i suoi figli. Il suo figlio. Un po' cercava. Perché certamente il Signore vi ha chiesto molto con queste due morti. Don Luigi aveva qualche anno di più di padre Tiziano quando è morto, però non era certo vecchio. Aveva 50 anni praticamente, poco più di 50 anni. E bisogna andare avanti. Indietro non si va mica. Con molta fede. Con molta fede. E con della pazienza. La pazienza ce ne vuole sempre. Ce ne vuole sempre. Se non c'è pazienza, non si va. Non si arriva a 90 anni senza molta pazienza e senza molta fede. Sì, proprio così. E anche senza, con l'aiuto poi degli altri figli, dei nipoti, perché avete una grande famiglia che gira qua attorno. Con i figli insieme.